Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo come ogni giovedì con l'apertura dei premi del Food Champions, miei e di Stefano. Purtroppo settimana scorsa non sono riuscito a caricare il video, però ve lo metto sicuramente in questo video, quello che ho trovato nella scorsa volta. Ricordo ancora che possiamo aprire insieme i vostri premi del Food Champions lasciando sotto il vostro nickname dell'account PSN, così potremo aprirlo in SharePlay. E il mio account Twitch, sempre sotto in descrizione, dove potete seguirmi ogni sabato pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 mentre gioco al Food Champions. Eccoci qua con la squadra della settimana, prima di aprire i pacchi possiamo trovare importantissimi Mbappé, che non lo troverà mai nessuno, perlomeno io non lo troverò manco mai per la... mai. Poi Ilicic, è da notare perché gioca all'Atalanta, quindi da far notare assolutamente. Buono, troviamo anche un Fabinho, Saul, da 6, e poi in panchina, solo perché è veloce, perché poi il resto chi se ne frega, Pulisic, per chi vorreste. Abbiamo i soliti due pick da 3, due pacchetti mega, un pacchetto giocatori rari, 30.000 crediti e la qualifica per la Food Champions questa settimana. Partiamo con destra o sinistra, Ste, visto che sei qua con me? Fai destra. Lo so. Tanto chi cazzo lo troverà mai? Esatto, l'ho preso in culù. Mi sa che sarà il più alto overall che posso trovare nei player pick. Culù? Sì, un po' fa caccare. Un po' delusi, però. Lasciamo perdere cosa troverò qui. Che schifo. Bene, che... tra l'altro tutti e due della stessa nazione, ci ho fatto caso adesso. Tutti e due del Camerun. Bene. Questa volta partiamo col mega di sinistra. L'altra volta due walkout. Che merda. Walkout? Sì, ma 70k cadeva ancora meno. Bene, non sono stato Arnautovic. Fermato a metà. C'è da piangere, cazzo, c'è da piangere qua. Wow, che emozione, bandiera Italia, ATT, Sampdoria, Quagliarella. Sì, dai, l'altra volta. Due Champions, che culo! Perin e Gozze. Secondo me non arrivo a 80. Non ci arrivo manco a piangere, esatto. Germania, DC, Leverkusen, chi cazzo è Ta, è vero? Ta, ho trovato Ta. Pendere terzino destro. Bene ragazzi, ora passeremo sull'account di Stefano. Ha qualcosa da aggiungere, signor Stefano, a questo oro 2? Che sabato era ingiocabile, potevo fare una... Ma le bestemmie non sono bastate. Due pick da 4, un pacchetto oro rari, due pacchetti mega, 45.000 crediti e la qualifica per la prossima. Player sempre pick. Quello di testa. Sempre quello di destra. Bene, Ste. I tuoi overall maggiori sono Cels e Yadi. Esatto, perché anche l'altro giocava in Francia. Attenzione. Bene, Ste, peggio di me. No, non ti interessa. Dai. Ormai mi le toglio per adesso. Allora facciamo il contrario mio, partiamo dai giocatori rari. Fa il contrario. Perché sono oro rari. Non mi ricordo. Oro rari mi pare. Attenzione, si ferma a metà. Maicon, buono. 79. Sì, esatto, quella. Bene, io ho fatto pacchetto prima raro di destra, ora partiamo dal raro di sinistra. Tutto al contrario.
Nulla. Mi levo, mi muovo. Mi trovo difficile a dire, sono di testa. Insomma, bene, ultimo pacchetto. Ultimo pacchetto, che ansia, che ansia, che ansia. No, Stefano. No, mi sta passando la voglia. Portoghese, CDC, non mi ricordo la squadra, ma è Carvaglio. Ah, il Bet. Sì, è Bet. Ormai no. Questa settimana c'è un team of the week, diciamo, potremmo trovare Werner, che è veloce, Lukaku, molto fisico, e Kyle Walker. Poi gli altri sono molto, sì, utili per le SBC. Bene, ecco i primi del Food Champions. Io sono arrivato ancora a Oro 3, che secondo me è il livello più buggato. Me ne mancava uno Oro 2, ma col cazzo che me la fa vincere. Ma col cazzo che sto gioco me la fa vincere. Sempre quella una per passare almeno di un gradino in più, ma non ce la farò. Ci riproverò ancora questa settimana. Bene, partiamo con i pick da 2, non ho molta scelta, non ho molti interessi su nessuno, quindi per FIFA devo puntare, spero di trovare gli 79, quelli li voglio assolutamente, psicologia inversa, così almeno spero di trovare ancora i 79. Partiamo col primo, ole, lo sapevo, 76, gli dicevo 79, lui punta sempre più in basso. Sempre più in basso, dico 79, cazzo mi danno i 76. Vabbè, Benitez, lo prendiamo solo per overall, è utile per le SBC. Seconda scelta di 3. Grande, grande, Benitez ancora, ma dai. Smalling, buono, 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 come al solito. Vabbè, il team of the week faceva schifo, non mi sono aspettato niente. E giustamente non è arrivato niente. Partiamo con... Alterniamo pacco mega, pacco rari, pacco mega. Attenzione, chissà cosa sarà mai. Niente. Appunto. Chi cazzo è? Ho capito, ma non mi viene il nome. Un giocatore in prestito, mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Apriamo subito, giocatore in prestito. Anche qua farà cagare, anche qui farà cagare, anche se in prestito, appunto. Ma neanche il giocatore in prestito mi danno buono, ma neanche quello. Figa De Rossi, ormai è andato a giocare in Argentina. Ma almeno il giocatore in prestito dammelo decente, cazzo. Giocatori rari. Di overall massimo 81. Appunto. Bandiere ancora, Spagna, portiere, Chelsea, Kepa. Buono, 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 buono. Mi sto davvero deliziando con dei premi veramente fantastici. Veramente che... Ancora. Niente. Rudiger. Rudiga. Passiamo sull'account di Stefano, che lui aprirà solamente i player pick perché vuole tenere i pacchi per venerdì, per domani. Eccoci qui sull'account di Stefano, partiamo subito con i premi del Oro 2. Bravissimo Stefano, oggi non è in diretta perché è occupato con l'università. I due pick da 2, poi i pacchetti oro rari e i due mega pacchetti rari. Lui li terrà e aprire domani, quindi purtroppo non potrò aprirli. Vedremo solamente il player pick. Siamo pronti? Siamo pronti? Siamo pronti? Beh. Diciamo molto meglio del mio. Gli mandiamo subito la fotina e mi dirà lui chi prendere. Ma secondo me sta dormendo, visto che ci sta mettendo un'eternità a rispondere. Si è addormentato? Quindi ciao. Dopo un quarto d'ora ci ha degnato di risposta. E ha scelto la sua carta, ha scelto Grimaldo. Allora pigliamoci Grimaldo, perché Luis Alberto lui non gli piace. Ho capito, ma lì... Ah, boh.
Buono, buono. Qua non penso che abbia molta scelta. Gliela mando comunque, però. Benissimo, qua non aveva molta scelta, quindi ha confermato anche subito. Giano vorrebbe, però ha detto no, dai, per over o per sfide, prendiamo Abraham. Che tra l'altro il secondo if che si fa questo? Bene, i premi sono finiti, ragazzi. Vi ricordo il vostro nickname della CampiSN sotto nei commenti. Vi ricordo il mio account di Twitch sempre sotto in descrizione. Ci vediamo settimana prossima con i premi della prossima Food Champions. Ciao a tutti!